Ciao ragazzi, io sono Giovanna, sono di nuovo io. Oggi vorrei fare questa storia horror che vedi già. Gina e Sam parlano tra di loro mentre giocano ad un videogioco. Cominciamo. Di notte la stanza è inondata di luce gialla. Allora, Gina, allora com'è andato il tuo appuntamento? Appuntamento? Bene. Niente di speciale. Gina, sempre delusa. Siamo andati a cena, ma non è scattata la scintilla. Sai? Sì, so che intendi. Fa schifo quando succede. Beh, almeno ha liberato il mio sabato, sì. Cosa vuoi dire? È qui con me come ultima spiaggia. Gina fa finta di essersi offesa. Sai che adoro venire da te. Sì, ti stavo solo prendendo in giro. E poi è passato un po' dell'ultima volta che abbiamo passato del tempo insieme, vero? Sam sbatte con il controller sul divano. Visto ti ho battuto. Ma credevo davvero di vincere questa volta. Conosci le regole. Non posso scegliere né uno. Ok, ci risiamo per la decesima volta. Aspettate. Questo, raga. Giustamente. Ok, ci risiamo per. Vuoi continuare o ne hai abbastanza? La sua espressione non riesce a nascondere il suo trionfo. Non mi sento più in grande forma. Magari possiamo fare un altro tipo? Non so. Beh, potremmo sempre. Cosa? Aspetta. Gina si alza in piedi e lascia la stanza frettolosamente. Sam prende il suo telefono e lo usa come specchio. Sono bruttissima, ma questo è il risultato quando si perde troppo a quel gioco. Allora pensa a cosa sembri tu. Sam ride. La prossima volta ti batterò. Gina ignora l'insulto scherzoso. Lo dici sempre e perdi sempre. Sam guarda indietro cercando Gina nella stanza. Che fai laggiù? Sto cercando questo. Che mi sa che ho capito. Guardate, lo sapevo. Raga, non ci credo. E se ebbene sì. Gina torna da Sam nel soggiorno. Perché proprio quello? Dovevo scegliere qualcosa con cui non potrei perdere. E ho sempre voluto sapere cosa succede. Sam sempre sembra terrorizzata. Cioè, perché non giochi da sola allora? Perché parla come se avesse ripassato ogni singola parola. E se che succede qualcosa e sono sola, in chi mi crederà? Non sono sicura. Dai, sarà divertente. Non credo che divertente sia l'aggettivo adatto per questa cosa. Raga, io mi fermo un minuto per dire una cosa. Io che l'ho fatto, non ha funzionato. Se questo funziona, io me ne vado. Dalle sue parole traspare un'aria di disgusto. Come lo sai? Lo so e basta. Non si vedono queste cose in molte lettere di Natale. Lina si siede e è determinata, scusate, a convincere la sua amica. Solo una volta è tutto ciò che ti chiedo. Cosa potrebbe andare male? È solo un gioco. Se è solo un gioco, perché non ci hai giocato? Già, perché non ci hai già giocato? Te l'ho detto, se lo faccio e succede qualcosa di strano, ho bisogno di un testimone. Le sue parole cercano di nascondere la sua curiosità. Non penso che sia una buona idea. Oh, hai paura?
Gina prende in giro Sam, storcendo la bocca in modo esagerato. Sì, queste cose mi spaventano. Ma dai, non essere un coniglio. Sam sospira. Non possiamo giocare a uno di questi invece. Giusto. Ho sbagliato, raga, un minuto. Non lo hai già giocato con tutti? So come sono. Gina guarda Sam con un'espressione seria. Dai, andrà tutto bene. Non hai sentito storie su queste cose? Beh, sì. Vanno tutte nello stesso modo. Le persone ti dicono cosa è successo e fanno finta di avere paura. E poi parlano sinceramente di oggetti che volano e stupide cose di questo tipo. Potrebbero essere vere. Ma d'altro canto c'è un elemento molto importante che stai sottovalutando. Un'impressione sospetta appare sul viso di Sam. Cosa? Tutte le persone di queste storie. Sono tutte le vere e vegete. Vegete. Le vegete. Woku. No, no, no. Per raccontarle. Sam fa. Aspetta, Sam fa uscire un sperante. Un. Spera es ah, esperanto. Un. Quanto sente questa cosa. Oddio, quanto quello che. Vabbè, oddio, quando quello che dici ha senso? Sorride orgogliosa. Quindi cosa dici? Sam fa una pausa e studia la faccia sorridente di Gina. Gina la guarda in silenzio. Per favore. Sospiro, penso di una vera scelta. Ok. Sam guarda l'impressione entusiasta di Gina. È un'emozione che non ha voglia di condividere. Finalmente alza le mani in trionfo, ma solo per questa volta, ok? Sente il cuore battere più veloce. Andata. C'è una pausa. Gina guarda intorno alla stanza come se volesse assicurarsi che non ci sia nessuno. Sam spera che le prossime parole di Gina rimangano rimandino il gioco. Gina assume un atteggiamento più serio. Beh. Abbiamo bisogno di questo. Uffa. Cosa vuole da me ora? Vabbè, questo lo farà funzionare. Dobbiamo metterci sopra le nostre dita. Ah, sì, ho capito, apro scelto, capito, raga. Si inginocchia davanti al telefono e fa cenno a Sam di fare lo stesso. Scusate se così. Sam sente che l'aria nella stanza si sta facendo più pesante. Sei pronta? Chiede Gina, provando per la prima volta un po' di ansia. Sì. La sua risposta si sente appena. I loro occhi sono fissi sul tabellone. Gina muove la mano. Nel senso orario, la mano di Sam la segue. Ehi, tu? C'è qualcosa? C'è qualcuno? Ignorando Sam. Sam sente tutta la solennità del momento. Prima dobbiamo scaldare un po' l'atmosfera. Nel frattempo, cosa? Le parole di Gina la spaventavano. Pensa ad una domanda da fare. Avanti, te lo ordino. Parlaci. Gina è completamente concentrata. Sam sente una forte onda di caldo su di sé. La plancetta, come si dice, inizia a muoversi sul tabellone. A posto, non si. Leggi nel prossimo episodio. Scusatemi, ragazzi. Eccoci alla seconda parte. Allora, Gina e Sam guardano con attenzione la placchetta che si muove. Sei lì? Sam sente qualcosa che spinge sotto le di sue dita. Raga, che cos'è? Ah, mi sto facendo un forte. Cerca di parlare, ma nessuna parola esce dalla sua bocca. Quanti spiriti sono presenti? Chiudi.
chiede Gina con inalterata serietà. La blocchetta si muove lentamente verso il numero 3. Sam e Gina si guardano. Le mani di Sam hanno iniziato a tremare. Come ti chiami? La blocchetta si muove di nuovo e Sam con gli occhi spalancati non riesce a staccare gli occhi. Viene rivelata la prima lettera. Guarda. Oh. Sussurrando mentre mettono insieme le lettere. Insieme pronuncia il nome Fre vabbè, non lo dico io. Scusatemi, la stavi muovendo. La tensione del mondo momento è esclusa dalla domanda di Gina. Scusa, boh. Indirizza le sue parole a Sam. No. C'è un attimo di silenzio. L'hai sentito? Sì. Che cos'era? La sua voce vacilla quando fa la domanda. L'hai mossa? No, non l'ho mossa. Affatto. Vuole dire che non l'ho sbagliata. Lo sguardo di Gina appare turbato. Si lascia sopraffare dalla parola. Paura. L'hai mossa tu? Sam fa cenno di no con la testa. Hai pensato a qualcosa da chiedere? Gina torna a focalizzare l'attenzione sul tabellone con la sua domanda. Sam respira con difficoltà. Sembrano essere sedute nel bel mezzo di una fitta nebbia. Sì. Respira nervosamente. Vai avanti. No, aspetta, non sono sicura. Chiudi quello che vuoi, chiedi quello che vuoi. E loro comunicheranno con noi. Si guarda intorno alla stanza quando sei morto. Io è in preda alla paura mentre fa la domanda. E la paura aumenta quando la placchetta continua a muoversi. Stanno entrambe in silenzio mentre scrivono. Scivola la Maron scivola la sul tabellone. Questa volta la risposta arriva subito. Oggi, dice, sussulto soffocando, esce dalla bocca di Sam. L'hai mosso questa volta? Sam inizia a sentire una pressione sul petto. No, si stava muovendo da sola. Sam resta in silenzio per un momento. L'hai guidata? Gina la guarda con uno sguardo ancora più serio. Si avvicina mentre la placchetta continua a muoversi. Vediamo se lo fa. Ok, ecco. Oddio mio. Sam la vede ed è pietrificata. Gina aspetta qualche per studiare ed è in pensione di Sam. Improvvisamente tutta la tensione viene rotta dalla risata di Gina. Non ci posso credere, ci sei cascata. Le sue parole vengono sovrastate dalla sua fragorosa risata. Sono io a muoverla. Sei un idiota. Sam visibilmente arrabbiato, sapevo che questo gioco era una stronzata, ma avresti dovuto vedere la tua faccia. Sono felice che ti sia divertita. Ci stavi davvero cascando. Il mio Sam continua a scherzare. Per un momento ho pensato che ti stava per venire un infarto o altro. Si asciuga con una lacrima mentre la sua risata si calma. Non ci posso credere che ha funzionato. Sei una idiota. Non è divertente. Sai che queste cose mi spaventano davvero. Ok, mi dispiace. Non ho resistito. E mi hai convinta a giocare. Dio, sono così stupida. Calmati, è stato solo uno scherzo innocente. Pure divertimento. Se, beh, spero che tu sia felice ora. Si alza e va via. Dove stai andando? A letto, ho dovuto abbastanza divertimento.
ho avuto per oggi. Gira, guarda il telefono mentre Sam si allontana. Marunmi. È ancora presto per andare a letto. Gira, Sam mi ha lasciato la stanza. Possiamo ancora fare molto altro? Sono stanca e arrabbiata con te. Era uno scherzo, non prendo troppo sul serio. Non sono nell'umore per essere presa in giro. Mi dispiace. Dai, mi farò perdonare. Ti compro una di queste. Sì, giusto. Va bene, ma non stasera. Sam, devo riposare. Ok. Sogni d'oro. A Gina non piace la tristezza di Sam. Sam va a letto, ripassando alla paura che ha provato. Stai già dormendo? Gina prende un bicchiere di vino dal loro gioco. Vabbè, non lo stai davvero rendendo facile. E perché non possiamo fare ancora tante cose divertenti? Gina solleva il bicchiere e svuota il contenuto nella sua bocca. Manda giù il liquido e velocemente, ma qualcosa la ferma. Gina vede un enorme ranno uscire dal vino. Sembra un granchio e scivola nella sua bocca. Gina sente le zampe del ranno graffiare il suo palato e lo sputa immediatamente. Ma che ca... Una urla Gina disgustata. Il ragno ora sembra una zanzara gigante. In preda al panico prova a scioccarlo con la sua mano. Mentre chiude il pugno intorno all'insetto, sente un grosso pungiglione. Sam chiama terrorizzata mentre il pungiglione penetra sulla sua pelle. Urla dal dolore, nota di aver ucciso quella che ora sembra una vespa. La butta sul pavimento mentre sente il veleno scorrere dentro di lei. Sam, vieni qui! Che succede ora? Non crederai a quello che è successo. Si verse un bicchiere d'acqua. Sono sicuro che qualunque cosa fosse, è stato divertente. Dico sul serio, me lo puoi raccontare domani mattina? Bene, un grosso scorso. Vabbè, raga, lo dite voi. Mentre ci sciogliamo la bocca, Gina sente qualcosa di strano. Con mille piccole zampe che cammina dentro la sua bocca. Questa sensazione le fa venire da vomitare. Gina sputa l'acqua. Va al posto dal posto da dell'acqua vengono fuori una dozzina di piccoli scarafaggi. Ma cosa schifo, oh mio Dio! Urla prima che le sue parole si trasformino in un boato impugnante. Vomita di nuovo e dalla sua bocca escono altri scarafaggi. Sam, vieni qui, per favore! Gina inizia a piangere mentre preda a terrore e speranzione. Aiutami! Urla disperata. Sam si alza dal letto. Che c'è ora? Esce dalla stanza. Eri tu, Sam? Dio, non mi fa vedere, aiutatemi, raga. Vabbè, non ci casco di nuovo. Sam va in cucina ma non vede Gina. Oh, quello. Sam vede il balcone della cucina pieno di scarafaggi. Gina! Le luci si spengono all'improvviso. Mi dispiace. Sam si volta e urla nella speranza che il mondo intero lo senta. La senta. Oddio. Fine. Io ammazzo questo che ho detto. Fine. Vabbè, ci vediamo al prossimo episodio. E domani farò altri due episodi.
sicuro. Questa storia è stata di. Ci sono altri episodi comunque. Non è la fine, di sicuro. Quindi ci vediamo nei prossimi episodi. Che domani ci sono altri due episodi che ci guardiamo. Quindi sarete pronti.